Vivalsi ha offerto a tutti noi i dati sull'andamento della scuola. È stata dura, ma abbiamo tenuto e nell'ultimo anno, proprio perché abbiamo deciso di tornare a scuola, abbiamo ripreso. Bisogna tornare a scuola in presenza di sicurezza. Abbiamo 1,5 miliardi che ci viene dall'Europa proprio per intervenire sulla riduzione dei divari territoriali. Abbiamo dato i primi 500 milioni partendo dall'indice Vivalsi sulla fragilità educativa, daremo adesso gli altri 500 milioni proprio per interventi precisi e mirati sulle aree più a rischio. Questi dati ci dicono diverse cose. In primo luogo abbiamo fermato il calo dei risultati. Ottimi quelli di inglese, dobbiamo partire da lì per guadagnare buoni esiti per il futuro. Non automaticamente, è importante la qualità dell'insegnamento, supportare l'insegnamento, non è tanto importante, non è solo importante il numero degli studenti, ma quante risorse di insegnanti abbiamo per gli studenti. Investire nell'istruzione è la risorsa migliore, è il modo migliore che possiamo seguire per garantire non solo il futuro dei giovani, ma anche il nostro futuro. Se loro non avranno futuro, non ce l'avremo nemmeno noi. La scuola, intesa nel suo complesso, l'istruzione è certamente l'investimento migliore. Il PNRR è una grandissima occasione che abbiamo per due ordini di ragioni. In primo luogo perché può avere una forza di volano propositore per il futuro e in secondo luogo speriamo che costruisca un metodo che vada ben oltre il 2026. La pandemia ha mostrato a tutti che l'istruzione è la pietra angolare sulla quale vive la nostra società, non l'unica ma sicuramente una pietra angolare. Responsabilità di tutti, coltivare pubblico, privato, insegnanti, genitori, tutti, responsabilità di ognuno. Le nostre scuole medie, per usare un'espressione comune, vengono ingiustamente rappresentate come l'anello debole dell'istruzione. Non è vero, è una rappresentazione fuorviante. Le scuole medie sono forse lo snodo, l'articolazione dove si vedono fortemente prima le difficoltà del sistema, ma poi questi diventano ancora più grossi nelle scuole superiori e anche nelle scuole elementari. Gli elementi di preoccupazione già sono visibili, solo che sono più difficili da guardare e da riconoscere. Quindi rappresentare la scuola media come l'anello debole è ingiusto nei confronti degli insegnanti e non ci aiuta a capire da dove sono i problemi. Domanda complessissima. Bisognerebbe cercare di usufruire di tutte quelle informazioni che una scuola ha a livello territoriale, confrontarsi con il territorio, con chi è più vicino a te e con chi è più distante da te, per vedere una serie di cercare di individuare una serie di informazioni, di motivazioni che mi permettono di ricostruire un percorso se necessario, di modificarlo, di indirizzare risorse e professionalità verso quello che più serve alla mia istituzione scolastica. E poi torno al discorso di oggi, il confronto. Il confronto è la chiave per riuscire a colmare il proprio disagio, più o meno accentuato, più o meno evidente, ma è l'unico modo. Sicuramente a livello didattico gli insegnanti meglio di me hanno gli strumenti per fare una valutazione di questo genere. Però è anche vero che a livello di sistema l'istituto, cioè l'Vivalsi, fornisce delle misure durante un percorso. Queste misure ti servono per cercare di indirizzare il percorso. È ovvio che uno studente ha bisogno di un confronto costante. I dati oggi ce l'hanno dimostrato, stare a scuola ha
un valore inestimabile e soltanto nel momento in cui uno studente ha l'opportunità di rapportarsi col proprio insegnante in un certo modo, in un certo contesto, con i propri compagni, è un punto di inizio. Ripeto però che questo è diciamo un valore che gli insegnanti e la scuola sanno veicolare molto meglio di me. Combattere la didattica digitale tout court non mi sembra una scelta che ci pone verso quegli obiettivi 2030 che dicevo durante la mia presentazione. È ovvio che in tutto ci vuole la giusta misura, e non l'ho certo detto io, ma un filosofo migliaia di anni fa. Quindi è un percorso che necessariamente va intrapreso, o comunque dobbiamo farci conti, ci dobbiamo ragionare, ci dobbiamo scontrare anche in alcuni casi, però è credo un percorso che non possiamo non intraprendere. Per quello che riguarda la DAD, lo dico come genitore, è stato fatto un lavoro eccezionale, con strumenti che sono diventati sempre più adatti a svolgere questa funzione, ma c'è stato uno sforzo collettivo degli insegnanti che ha portato a far sentire a scuola gli studenti anche a distanza.